Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. Tamburi di guerra nel Medio Oriente. È scoppiato l'ennesimo conflitto tra Israele e Palestina. Questa volta la novità grave, al di là del disastro umanitario, dei morti che si contano già tra i civili da entrambe le parti, c'è una grave novità. Anche le ONG finiscono nel mirino dei bombardamenti. Per parlare di questo non ci dobbiamo spostare tanto la Sicilia, ci colleghiamo direttamente con Sergio Cipolla, presidente del CIS, il Centro di Solidarietà e di Cooperazione Internazionale Sud-Sud. Il presidente Cipolla ieri ci ha raccontato che la loro sede in Palestina è stata distrutta da un bombardamento. Buongiorno presidente, e prima di tutto tutta la nostra massima solidarietà, perché colpire chi porta un messaggio di speranza e aiuti concreti alle popolazioni che soffrono è una roba incomprensibile. Ci racconta cosa è successo ieri? Sì, innanzitutto buongiorno naturalmente a tutti. Sì, voglio subito dire una cosa, la nostra maggiore preoccupazione non è naturalmente soltanto per i danni fisici, ma proprio per l'incolumità delle persone che sono i nostri amici e collaboratori. Comunque, è successo semplicemente che proprio ieri mattina il nostro ufficio, la nostra sede storica a Gaza, questo ufficio lo abbiamo praticamente da quasi 30 anni continuativamente utilizzato, è stato colpito in pieno da delle bombe, non figlie di un bombardamento aereo, ma ci hanno sparato dalla costa con le navi, perché gli israeliani in questo momento stanno utilizzando tutti i mezzi possibili. Quindi ci sono i bombardamenti aerei, ma siccome Gaza è sulla costa, in una lunga striscia costiera, stanno bombardando a tappeto anche con le navi. Devo dire che probabilmente questo è anche più pericoloso perché se in qualche misura si può immaginare che i bombardamenti aerei abbiano, come possiamo dire, una certa accuratezza, quindi possono cercare di colpire degli obiettivi molto specifici, anche se non avviene, e i bombardamenti navali no, loro sparano e basta. Praticamente un'altra cosa molto grave, di questo, accadimento è legata al fatto che l'edificio in cui i nostri uffici erano è un edificio che viene utilizzato esclusivamente dalle organizzazioni internazionali, quindi altre ONG di tutto il mondo, e non soltanto italiane, inglesi, anche americane, eccetera, ma anche vere e proprie organizzazioni legate alle Nazioni Unite o ad altre organizzazioni. Per questa ragione è una precauzione che è sempre stata presa su richiesta diretta dell'esercito israeliano. È sempre stata quella di fornire le coordinate proprio GPS dell'immobile, che secondo le leggi di guerra dovrebbe essere considerata zona sicura. Un'altra accortezza che dovrebbero essere usata dagli israeliani e che spesso effettivamente usano è fare un avviso prima di colpire un obiettivo di questo tipo e per dare modo, diciamo, alle persone che sono dentro, civili, di allontanarsi. In questo caso non hanno fatto né l'una né l'altra. Non hanno dato nessun avviso e hanno sparato direttamente sull'edificio, distruggendone completamente due piani, tra cui il nostro ufficio. Solo per un miracolo i nostri operatori non erano dentro, ma stavano quasi per entrare quando c'è stato il bombardamento. Questa cosa per noi è gravissima, non per i danni che abbiamo subito noi, che vabbè, sono, rispetto alla distruzione che sta avvenendo a Gaza, sono nulla, ma per una domanda banalissima. Se si comportano così, con le organizzazioni internazionali, e ripeto, nell'edificio ci sono anche organizzazioni formali legate al circuito delle Nazioni Unite, immaginate quale tipo di comportamento hanno verso i normalissimi civili della striscia di Gaza. Siamo veramente molto angosciati per questa situazione. Presidente, è chiaro che noi le offriamo tutta la nostra solidarietà. È abbastanza incomprensibile che un esercito di un paese democratico come Israele inizi a colpire al suo zero anche le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali. Quello che le chiedo io a questo punto è legittima questa forma di, diciamo, di vendetta da parte di Israele nei confronti dei territori palestinesi? Oppure, visto che l'attacco comunque è sferrato contro Israele, ha la matrice di Hamas, non si rischia di generalizzare e fare dei palestinesi le vittime di un dramma, che non è di loro responsabilità? Ma guardi, io per risponderle vorrei partire da una considerazione, oserei dire, banalissima. Secondo le stime israeliane,
i militanti di Hamas nella striscia di Gaza vengono valutati tra le 20 e le 30.000 persone, di cui una parte soltanto, diciamo, armati, braccio armato, diciamo, di Hamas. La striscia di Gaza, secondo i censimenti ufficiali, fa 2 milioni e 100.000 abitanti, ma si valuta che in realtà siano un po' di più, si arriva sicuramente a oltre 2 milioni e 300.000 abitanti. Quindi i militanti di Hamas rappresentano una minoranza sparuta della gente che vive dentro la striscia di Gaza. Però io vorrei ribadire anche un'altra cosa, perché per chi non conosce fisicamente quel territorio, magari è una cosa che non viene immediatamente percepita, che è la seguente: la striscia di Gaza è una striscia di terreno, potrei dare di chilometri quadrati, eccetera, ma non vogliono dire nulla. In realtà perfettamente equiparabile al territorio della città di Palermo, senza la provincia, è proprio del territorio metropolitano di Palermo. E la striscia di Gaza però è uno dei luoghi al mondo, se non il luogo al mondo, più densamente abitato del pianeta. Perché? Perché dove a Palermo abitiamo circa 600.000 persone, perché non conto la provincia, nella striscia di Gaza vivono 2 milioni e mezzo di persone. In più la striscia è completamente, come è noto, chiusa da un lato dal mare, dall'altro lato da recinzioni, quelle che in parte erano state abbattute e che sono state ripristinate. E immaginatevi cosa vuol dire essere sottoposti a un bombardamento ininterrotto in queste condizioni. Che cosa fai? Io ricordo i racconti di mio padre, io ho la barba bianca, quindi mio padre ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale e mi raccontava dei bombardamenti a Palermo, che sono stati devastanti, la città è stata distrutta. Ma i morti rispetto ad altre città europee sono stati relativamente pochi perché la gente era scappata. I famosi sfollati dei racconti delle nostre famiglie erano andati nei vari paesi, eccetera. Ecco, immaginatevi bombardamenti di questa intensità in un posto dove non puoi andare da nessuna parte. Questo tanto per dare un'immagine. Ma anche dal punto di vista del diritto internazionale esiste una cosa che si chiama un diritto umanitario di guerra, anche se le due parole sembrano in un contrasto evidente. È nato e si è sviluppato dopo la Seconda Guerra Mondiale proprio per disciplinare, anche in caso di conflitto bellico, i comportamenti da tenere verso i civili, verso appunto l'aspetto umanitario. Quello che stanno facendo gli israeliani è assolutamente proibito dal diritto umanitario, l'ha dovuto ricordare anche le Nazioni Unite. Perché che lo facciano scientemente o semplicemente senza curarsene. Hanno colpito ospedali, hanno colpito ambulanze, hanno colpito le scuole dove sono rifugiate le persone. In quel contesto è inevitabile, non c'è neanche bisogno di pensare che lo facciano apposta. In più, la gente scappa da una parte e dove va? Vi ricordate che nei giorni passati Netanyahu ha dichiarato, che consigliava agli abitanti della striscia di Gaza di andarsene? Andarsene dove? L'unica possibilità di uscita era rappresentata dalla frontiera con l'Egitto a Gaza, che è stata immediatamente bombardata dagli israeliani, che quindi è chiusa. E quindi dove vai? Scappi. Io ho delle persone che conosco, delle persone legate alle attività che facevamo, beneficiari delle nostre attività, di cui poi magari dirò qualcosa, che hanno ricevuto l'avviso che il loro quartiere, il loro blocco di palazzi sarebbe stato bombardato. E che hanno scelto di non andarsene perché semplicemente, banalmente, non sapevano letteralmente dove poter andare. Immaginate cosa vuol dire vivere questo per giorni, giorni e giorni ininterrottamente. Presidente, come si risolve questa situazione? Guardi, devo essere sincero, non lo so, nel senso, voglio essere ancora più chiaro. Come avete capito, noi operiamo in Palestina dal 1988 nella striscia di Gaza, dal 1993, quindi da 30 anni esatti. Quindi altre situazioni di estrema tensione, altre operazioni militari ne abbiamo vissute, ne abbiamo viste, siamo rimasti in quelle circostanze. E io ho sempre fatto sfoggio di un certo ottimismo, pensando sempre che dopo la distruzione si ricostruisce, si risanano le ferite, si cerca di andare avanti, eccetera. In questo caso, francamente, non so più cosa pensare. È troppo sistematico quello che sta avvenendo. E vedete, noi essendo sul territorio, riceviamo tutti gli avvisi dell'esercito israeliano, che è una politica pubblica dell'esercito israeliano, in cui segnala le aree che saranno distrutte.
Se voi poteste vedere questo tipo di mappe, purtroppo non le posso mostrare, sono interi settori da 100-200 mila abitanti alla volta che vengono completamente annientati. Annientati vuol dire annientati, non restano due pietre una sopra l'altra. Che devono fare queste persone? Dove andranno? Quelli che non muoiono, cosa faranno? E c'è un altro dato che voglio sottolineare, anche perché è legato alle attività che noi facciamo. La popolazione palestinese è una delle popolazioni più giovani al mondo, è un dato che c'è più o meno in tutto il sud del mondo, ma lì è particolarmente, come dire, rilevante. Questo vuol dire che più del 50, credo il 55% della popolazione è sotto i 18 anni. Una componente grossissima, quindi, arriva a, diciamo, ai 13-14 anni, quelli che noi chiamiamo banalmente bambini. Se l'applicata alle cifre della popolazione della striscia di Gaza, questo vuol dire che in questo momento sono, nelle condizioni che ho appena descritto, qualcosa come 700-800 mila bambini. Posso sollevare una questione. Nel futuro questi bambini che comportamenti avranno? Chiaramente verranno Cosa potranno? radicalizzati, è chiaro, è chiaro. Si nutriranno di Non ci vendette, è sarà chiaro. neanche bisogno di radicalizzarli. Questo è il... Saranno talmente colmi di odio per quello che stanno vivendo. Tutti noi restiamo segnati da ciò che viviamo nell'infanzia, sia che ce lo ricordiamo direttamente che non ce lo ricordiamo direttamente. Ma noi da adulti siamo tutti il prodotto di quello che siamo stati da bambini. Bambini che sono esposti a questa cosa, che cosa diventano? Che cosa diventeranno? Basterebbe questa, come dire, considerazione per dire dell'inutilità assoluta di questi comportamenti che vengono utilizzati sul piano militare dagli israeliani. Io non entro ovviamente minimamente nel merito di colpire Hamas, trovo che sia anche giusto colpirla ad Hamas perché le cose che sono state fatte veramente sono state terribili, fatte da Hamas intendo. Ma così non si risolve minimamente il problema. Si colpiscono civili innocenti, si colpiscono bambini e si creano le premesse per un futuro che sarà ancora peggiore dell'oggi. Presidente, come ricomincerete adesso che non avete più una sede, a Gaza? Continuerete a dare il vostro sostegno alla popolazione della striscia di Gaza o in questo momento siete costretti a interrompere gli aiuti umanitari? Perché anche questo comunque in un territorio così sconquassato dalla guerra è un problema che la comunità internazionale si dovrebbe porre. E certo, qua ci sono due considerazioni da fare. La prima è di ordine proprio molto concreto. La striscia di Gaza, per come l'ho descritta e per come potete trovare le informazioni dappertutto, è completamente dipendente dall'esterno per qualsiasi, come dire, bisogno materiale della popolazione. Mi riferisco a cose ovvie come il cibo, mi riferisco all'acqua perché l'unica acqua che c'è nella striscia di Gaza è inquinatissima. Soprattutto da acqua marina, quindi è praticamente salatissima, e ho anche ad altre cose come l'elettricità, che poi è collegata all'acqua, perché come potete immaginare, acqua senza elettricità non si riesce a distribuire e così via dicendo. Nel momento in cui tutte queste cose sono bloccate, si sta creando un disastro umanitario in base al quale chi non verrà ucciso dai bombardamenti verrà ucciso letteralmente dalla fame, dalle malattie, eccetera. Per venire alla parte che riguarda noi, non abbiamo scelto di non andarcene mai negli ultimi 30 anni e ci sono state precedenti operazioni militari che hanno colpito pesantemente i nostri interventi. Penso a un paio di centri per i bambini che avevamo costruito e che in un caso abbiamo ricostruito 4 volte perché 4 volte sono stati distrutti. E quindi se mi chiede quello che dice la nostra coscienza e il nostro spirito è evidente che noi tenteremo di continuare. In questo momento non si può fare assolutamente nulla. I nostri operatori sono bloccati, scappano da un posto all'altro, non ci sono posti sicuri. È impossibile, anche semplicemente muoversi, figuriamoci se realizzare attività di aiuto. Voglio aggiungere un'altra cosa, noi abbiamo interventi, progetti di aiuto umanitario, progetti di sviluppo anche in Egitto, come in tanti altri paesi, noi siamo presenti in questo momento in 14 paesi del mondo. E in Egitto naturalmente i nostri amici e colleghi, tra l'altro dei nostri amici e colleghi che sono nella striscia di Gaza, si sono subito mobilitati per degli aiuti molto banali, molto importanti e urgenti, appunto cibo,
medicine, cose di questo tipo, e non sono stati soli. In Egitto c'è stata molta mobilitazione in tal senso. Gli israeliani hanno avvisato che bombarderanno qualsiasi mezzo che tenterà di portare questi aiuti nella striscia di Gaza. Ma è E legittimo un quindi comportamento al di questo tipo ai sensi del diritto internazionale? momento. No, è assolutamente proibito e non lo dico io, l'hanno dovuto, come dire, dichiarare le Nazioni Unite, proprio ieri c'è stata una dichiarazione in tal senso, e tra le righe l'ha detto anche in un certo qual modo Biden, il miglior alleato di Israele. Ha detto però attenzione alla popolazione civile, creare corridoi umanitari, ha detto un poco di cose in tal senso. Non le ha dette soltanto perché le pensa, ma perché sono un obbligo proprio del diritto internazionale applicato alle situazioni belliche. Se no veramente torniamo, dire, Alla niente al barbarie, Medioevo, alla barbarie. alla Seconda Guerra Mondiale, ai comportamenti dei nazisti, allo sterminio sistematico dei civili in quanto tali, e non in quanto obiettivo militare. Questo è il punto, è il problema. Vedete, è la differenza che esiste realmente tra i cosiddetti danni collaterali, cioè io colpisco un obiettivo militare e incidentalmente uccido anche qualche civile che era nella zona, e invece il colpire sistematicamente obiettivi che sono obiettivi civili. Oltre a colpire sistematicamente gli obiettivi civili, creare le condizioni per cui i civili non possano vivere banalmente, acqua, cibo, medicina. Cos'altro aggiungo? Presidente, noi ci stiamo commuovendo per le sue parole. Una domanda, ma come mai è impossibile trovare questa narrativa su tutti i media occidentali? Io in realtà questa domanda la dovrei fare allo specchio, dovrei essere io da giornalista a darmi questa risposta, ma lei che comunque con la rete CIS ha, come dire, una visione molto più ampia del bacino del Mediterraneo, dell'Africa, con le sedi che avete, com'è possibile che una narrativa del conflitto israele-palestinese che va avanti da 70 anni è sempre monotematico? Cioè sono sempre i palestinesi cattivi e gli israeliani vittime dei palestinesi cattivi. Da quello che ci racconta lei, in realtà lo scenario è molto più complesso. Perché nessuno riesce a approfondire questa tematica? Ma la risposta è naturalmente semplice, perché non si vuole approfondire questa tematica. E guardi, io non, chi mi conosce personalmente sa benissimo che io non solo non ho alcun pregiudizio verso l'ebraismo, ma addirittura sono proprio quasi un cultore, un appassionato dell'ebraismo inteso come cultura, anche come religione e come altro. Quindi figuriamoci se io ho pregiudizio in tal senso. La questione però è di una semplicità estrema, a parte il fatto però che non dappertutto la situazione dell'informazione è uguale a quella italiana. Non so se avete visto, per esempio, nel Regno Unito, che sicuramente è un alleato fedelissimo di Israele, le voci rilevantissime di scordi sono state tantissime che hanno ricordato questo, anche di altissimo livello, ministri e quant'altro. E basta collegarsi alla BBC per vedere anche un minimo di informazione differente su quello che accade. Al di là di questo, c'è però un punto che purtroppo è terribile e reale. Gli israeliani sono come noi, gli altri non sono come noi. Gli israeliani sono occidentali, fanno il rave, sono ragazzi, vengono da noi in vacanza, noi andiamo in vacanza lì. Ossia, si sente un'affinità culturale con la popolazione israeliana che alcuni giornalisti sono arrivati a definire come un avamposto della democrazia occidentale, aggiungo io, in un mare di barbarie. I palestinesi sono quelli che un tempo si chiamavano brutti, sporchi e cattivi, Sì, dimenticando che incomprensibili era nei una loro cultura sensi. incredibile, cioè alla fine della prima guerra mondiale era un popolo evolutissimo, il popolo palestinese, Il molto popolo elegante, palestinese era e lo è il sempre stato. popolo, diciamo, di origine araba, tanto per essere larghi, con il più alto tasso di scolarizzazione e il più Infatti. alto tasso di, come possiamo dire, di democrazia di cultura occidentale. Io posso dire una cosa semplicissima. Io sono stato per la prima volta in quelle terre nel 1987, quindi sono passati tantissimi anni. Anch'io, arrivato lì, pur con tutta la mia visione delle cose, lo spirito solidaristico e quant'altro, ovviamente con un immaginario in testa,
rimasi molto meravigliato andando per esempio a Ramallah di vedere i ragazzi palestinesi esattamente identici a noi. A quei tempi, per fortuna, ero ancora un ragazzo, e addirittura le ragazze con le minigonne. Non perché le minigonne siano qualcosa di particolare, ma per dire sono lontanissime dal nostro immaginario dell'islamico ortodosso e quant'altro. Quello che voglio dire è che era una cultura che non è quella che viene presentata. È stata spinta a diventare in parte quello che viene presentato oggi. Non dimentichiamo un dato di fatto che è assodato. Chi ha contribuito alla nascita di Hamas, ma ha contribuito direttamente anche Lo finanziandolo? sappiamo, Esattamente lo Stato israeliano. è È un vero. fatto noto, acclarato. Venne Perché? Perché gli creato per serviva. impedire, per impedire ad Arafat di radicare la posizione dell'Organizzazione di Liberazione Esattamente. Palestina. E perché È una l'ULP storia che si rappresentava. ripete, ricorda anche la storia Sì, di sì. Bin Laden in Afghanistan, no? Il modello occidentale è quello, eh. Certamente. Certamente. Come diceva qualcuno, il sonno della ragione genera mostri e questi sono i mostri. Ma torniamo a una cosa che ho già detto, quei bambini della striscia di Gaza. Che adulti vogliamo che diventino? E che adulti diventeranno? Sa perché ritorno su questo? Perché è un argomento che mi sta molto al cuore. Noi ci siamo sistematicamente occupati di bambini affetti da stress post-traumatico, per dirla in parole semplici, bambini che erano rimasti sconvolti da aver vissuto eventi come quelli che stanno accadendo ora, seppure su scala ridotta. E prima di tutto, in termini sanitari viene definito sindrome da stress post-traumatico. E quando non è post, quando il trauma si ripete anno dopo anno in continuazione, quindi sindrome da stress traumatico ripetuto. E abbiamo visto le conseguenze sui bambini. C'erano i bambini che diventavano iperaggressivi, c'erano i bambini che diventavano catatonici, ma poi poco alla volta superavano le cose, ma tutte queste robe se le portavano dietro. Si E portano dietro. ripeto, riferito a dimensioni, a numeri molto più ridotti di quello che sta succedendo ora. Anche perché, naturalmente, quando i numeri sono ridotti, tu puoi intervenire sui singoli bambini, ma quando hai a che fare con centinaia di migliaia di bambini che sono stati esposti a questa realtà, è chiaro che l'intervento diventa difficilissimo. E quindi, tornando a questo, dove si andrà? Si andrà verso il mondo che stiamo costruendo oggi. E questa è la cecità di quello che sta avvenendo, oltre che su un piano etico e umano assolutamente immorale. Inaccettabile, Presidente. Presidente, allora il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io la ringrazio per essere stato tempestivamente con noi a raccontare quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. Ribadiamo tutta la nostra solidarietà al CIS, a lei, ai suoi, diciamo, assistenti sparsi che in questo momento stanno cercando di salvarsi la vita. Un abbraccio affettuoso e ovviamente restiamo in contatto. Noi siamo a vostra disposizione per raccontare quello che succede sulla striscia di Gaza. Grazie, Presidente Cipolla. Grazie mille, grazie a voi e grazie agli ascoltatori e grazie di averci dato questa opportunità di poterne un po' parlare in libertà. Grazie Grazie, ancora. Presidente. Alla prossima puntata di Talk Sicilia. Arrivederci.